L'isola dei famosi, Alessia Marcuzzi umilia Eva Anger, ecco cos'è successo dopo. Gossip l'isola dei famosi 2018, lite in studio tra Alessia Marcuzzi ed Eva Anger sul Cannegate. Colpo di scena ieri nel corso della diretta dell'ottava puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018 in onda su Canale 5, dove abbiamo visto che c'è stato un durissimo scontro in studio tra Eva Anger e Alessia Marcuzzi. La conduttrice del reality show di Canale 5 ha perso letteralmente le staffe nei confronti dell'ex naufraga che in queste settimane è stata al centro di aspre polemiche per mezzo della bufera sul Cannegate che ha riempito pagine e pagine di settimanali e ore di televisione. Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi contro la Anger. Nel dettaglio abbiamo visto che nel momento in cui Alessia Marcuzzi ha avuto in studio gli ultimi due eliminati del cancelletto Isola dei Famosi, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto, i cui nomi sono stati fatti da Eva Anger in quanto avrebbero fumato anche loro canne di marijuana con Francesco Monte, ecco che la Marcuzzi ha chiesto spiegazioni ai due diretti interessati coinvolgendo anche la Anger. Immediata la reazione di Eva, la quale ha detto che prima le dicono che non devono parlare più dello scandalo droga e poi ne continuano a parlare in diretta televisiva. Parole forti che hanno scatenato la rabbia e l'ira a dir poco funesta di Alessia Marcuzzi, la quale questa volta ha sbroccato di brutto, arrivando a dire ad Eva che era fuori di testa. A quel punto la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha rincarato ancora di più la dose nei confronti di Eva Anger, chiedendole di non fare la buona samaritana e soprattutto di non fare i discorsi moralisti, lasciandosi andare poi ad una frase che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Ecco cos'è successo dopo lo scontro tra Eva e Alessia. Io non sono mai stata moralista né con te né con tua figlia. Sei fuori di testa, non ho parole, ha dichiarato in diretta la Marcuzzi. Questa sua frase, però, ha scatenato non poche polemiche sui social, dove in moltissimi ritengono che la Marcuzzi abbia detto ciò in riferimento al passato da pornostar della Anger. Sta di fatto che subito dopo la diretta dell'ottava puntata dell'Isola è arrivata la controrisposta da parte di Eva, che in diretta è stata aggredita verbalmente dalla conduttrice che non le dava possibilità di esprimersi. Eva Anger subito dopo la trasmissione ha postato sul suo profilo Instagram una stories con questa frase: l'unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanti anni ti dice io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te, ma lo stai facendo con queste parole, ha scritto Eva. Cancelletto Isola dei Famosi.